Bentornati a un nuovo episodio di Sfornati Live. Aspettiamo che ci sia qualcuno in diretta con noi. Allora, oh, Ciao Silvia! Silvia, Ciao, ciao. come va Spoleto? Perché Silvia è una nostra amica E oggi in che trasferta. oggi è in trasferta, abbiamo già i nostri ospiti che ci hanno già fatto la richiesta, ovviamente. Aspettiamo un attimino che si raggruppino un po' di persone, siamo un po' Sì, noi abbiamo tra l'altro schiacciati. fatto una storia dove abbiamo menzionato i nostri ospiti, ma avevamo il tag praticamente Sugli sugli occhi, occhi, è sì. veramente una cosa da noi, da sfarinati. Perché siamo un pochettino di fretta, cioè, o meglio, adesso non siamo più di fretta, però abbiamo montato il set, un po' tutte le cose fatte così di fretta. Ciao Fulvio, ciao Fabiano se ci sei. E niente, cos'è Sfornati Live? Lo ripetiamo Lo ripetiamo sempre. sempre, Sfornati Live è una sezione, una rubrica di dirette IGTV dove abbiamo il piacere e l'onore, la possibilità di raccontarci e raccontarvi insieme a degli amici. E in questo caso ospitiamo degli amici che ci racconteranno la loro storia d'amore e tutto quello che ne è conseguito, ma non anticipiamo nulla perché non vogliamo togliere nulla alla sorpresa. Esatto, quindi in pratica Sfornati Live è una rubrica dove intervistiamo persone note o meno note del mondo del food o di quello che ci interessa a Che noi. possono arricchirci. Ma oggi parleremo anche di food, con loro, perché insomma ne abbiamo già parlato ieri a quattro occhi, no, otto E occhi. forse Davide ci darà una No, io non ricetta. vi do ricette. E lo dico già a Silvia, e poi lo spiegheremo ai nostri ospiti, non parlerò il giapponese oggi, Silvia, te lo No, non è dico. mai detto. Ciao Fulvio, che tu hai salutato prima, salutiamo gli altri ospiti, che io non C'è vedo mai Lucio niente. Rufus, Maria Ciao Luisa Lucio. 7838, mi raccomando, Ciao. state con noi e interagite tanto perché gli ospiti sono Mari, eccezionali. li facciamo entrare Li in facciamo diretta. entrare in diretta così li conosciamo subito. È una coppia che da poco ha avuto due splendidi gemelli Che hanno, se non sbagliamo, 15 mesi e oggi oggi. è il loro compleanno. Ce lo facciamo E raccontare la da loro. sorpresa, che poi non è una sorpresa per chi ha voluto, eccoli, Ciao. ciao! Ciao, Ciao, buonasera. Lucio, la sorpresa che si tratta di una famiglia arcobaleno. Ah sì, sì. Ecco la sorpresa, volevamo dire, una coppia, abbiamo detto non diciamolo fino all'ultimo. Bravi. Allora, ciao, come state? Noi Ciao, bene. Tutto bene, voi? Bene, tutto benvenuti. Scusate per il tag perfetto. sugli occhi che abbiamo fatto Ma prima, avete visto? figurati, nessun È stata problema. tutta una cosa. Ma perché ci ha fermato la vicina di casa sul terrazzo a parlare? Ed erano le Era troppo Esatto. tardi. Anche gli ho detto, dobbiamo fare una diretta su Instagram, ma non penso abbia capito, Va bene, è lo stesso. vabbè. È lo Allora, stesso. salutiamo tutte le persone che Si si stanno stanno collegando. collegando. Olio da Ciao a casa, tutti. ciao, grazie per l'omaggio che ci Per il hai romantico fatto. omaggio. E niente, allora siamo qui, Ale. Siamo qui con i nostri amici che vogliamo subito si presentino e Esatto. diciamo che è una coppia già nota, che forse è già stata vista anche in TV. Allora, chi siete Forse intanto? Dai. potrebbe essere, prego. Allora, Dovrebbe essere. io State alzi un po' sono. il volume, scusate, Prego. così, perché noi abbiamo Ottimo. sempre problemi di volume. Ok. Allora, io sono Luca Ok. e lui. Io sono Emanuele e noi siamo una coppia. Siamo sposati dal 2018 e stiamo Ciao mamma, insieme. c'è anche mia mamma che segue. Ciao. Ciao E mamma. tra l'altro oggi ho fatto la seconda dose di vaccino, E quindi dai, allora a cavallo. benissimo, È a è a cavallo. cavallo. Benissimo. Andate avanti, scusate l'interruzione. Prego, prego. Stiamo insieme dal 2013 e ci siamo conosciuti come tante coppie a ballare una sera d'inverno e da lì In una poi, fredda sera in una fredda sera d'inverno. d'inverno di gennaio, ci siamo conosciuti e da lì poi diciamo che è partita la nostra storia. E che
Che poi, cioè, si è trasformata in una storia d'amore come tante. Sì, soltanto i primi anni, perché non abitando nella stessa città, Esatto. io di Prato, lui di Livorno, quindi era tutto un andirivieni con le borse su, giù, fine settimana da lui, fine settimana da me, fine settimana da... Poi alla Esatto. fine, nel 2017, abbiamo deciso di stabilizzarsi da una parte, perché insomma, dopo un po', insomma, Non se la ne mia... poteva più Non di se ne fare su e poteva giù. più di fare su e giù, e niente, poi E si è quindi dove trasformato. vi siete stabilizzati tra le due A città? Prato, A Prato. A Prato, Prato. sì. Siamo stabilizzati a Prato perché io faccio il parrucchiere, ho un salone Ah, qua vicino ok. a casa, quindi insomma avevo bisogno, diciamo, di essere Chiaramente. abbastanza vicino. Sì, io invece facendo un lavoro dipendente posso, insomma, era più conveniente per lui rimanere qua che venire a Esatto, Livorno. per forza, assolutamente. E quindi niente, poi stiamo insieme qua, cioè conviviamo dal 2017. Nel E 2018 nel 2018 sposati sposati e e iniziato a progettare questo grande traguardo di diventare questo diventare ormai, questo genitori. diventare genitori, diventare una famiglia a tutti gli Esatto, effetti. perché appunto quello che diciamo a tutti gli ospiti che ci stanno, gli ospiti, tutte le persone che ci stanno guardando in questo momento, voi avete avuto 15 mesi fa, esatti, Esatti, oggi, esatto, oggi è il esattamente 15. oggi, Dei esatto, oggi. bellissimi gemelli, Sì, 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 esatto, sì, sì, sì. Miranda e Manfredi, Sono nati un Miranda bimbo e e una bimba. Manfredi, sono nati negli Stati Uniti, appunto il 15 febbraio 2020. Siamo riusciti a tornare appena prima del Meno lockdown, male, proprio la a settimana prima, a filo, filo, la settimana esatto. prima, il 1° di marzo. 1º di marzo siamo atterrati a Milano e quindi Sì. è stata veramente un'esperienza bellissima Sicuramente e indimenticabile, indimenticabile, sicuramente sicuramente. l'esperienza più bella della vita, indubbiamente. Assolutamente, assolutamente. E quindi avete detto, siete stati insieme, vi siete messi insieme nel 2013, nel 2017 andate a convivere e presumibilmente nel 2018 avete pensato, Iniziato, sì, iniziato. iniziate Nel a 2018, pensare. a fine Allora, estate come 2018. Si arriva a dire sì, ok, questa cosa facciamo? Cioè, è stato prima un discorso del tipo un giorno potremmo avere, ma che rimane sempre un po' nel periodo ipotetico, no? Un futuro non troppo preciso, oppure avete proprio avuto, come dire, La questo chiamata. fortissimo desiderio? E cioè, è arrivato questo fortissimo desiderio improvvisamente. Allora, senti, diciamo che la cosa è partita da me Sì, inizialmente, sì, non perché lui non volesse, ma perché un giorno mentre stavamo andando al mare, era fine luglio del 2018, stavamo andando al mare, da Prato noi andiamo al mare verso, insomma, verso Rosignano, verso le mie parti, diciamo. E quindi durante questo viaggio, che dura sempre più o meno un'oretta e un quarto, ci siamo messi a parlare un po' del più e del meno, come facciamo sempre. E io gli ho detto, ma perché no? Cioè, nel senso, perché perché sai, non. queste cose inizialmente ne parli così, no? Come una cosa Quello che dicevo, ipotetica. Poi ipoteticamente. inizi a mettere i puntini sulle i, cioè inizi a pensarlo in maniera più concreta, capito? Esatto. Quindi lui ha iniziato a lanciarmi. Indubbiamente, cioè per affrontare un percorso del genere e soprattutto per affrontare una realtà del genere, quella di genitori, deve esserci la coppia, secondo me, molto, molto Solida. coesa, molto coesa, molto allineata, molto, cioè è una cosa che devi voler, che deve essere la volontà da parte di entrambi, insomma, Esatto. perché io forse prima non ci avevo pensato, perché forse non avevo nemmeno accanto a me nelle mie storie precedenti, magari delle persone con le quali mi era potuto balenare per la testa questo desiderio. Luca ti ha Mentre fatto cambiare idea? Sì, Esatto. diciamo di sì, diciamo di sì. Bravo, Mi quindi. sento proprio di dire di sì, perché io non nasco, cioè non sono uno di quelli che dice io ho sempre voluto avere dei figli fin da quando, insomma, capito? Cioè è una cosa che ho maturato stando con lui, ecco, Quindi non Luca è era stato un... trainante.
Indubbiamente, 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 indubbiamente. E poi niente, abbiamo deciso questa cosa, insomma, dopo un po' di chiacchierate, di riflessioni e insomma, valutazioni varie, abbiamo appunto iniziato a prendere informazioni, perché insomma, la prima cosa che fai, ovviamente, ti senti solo al mondo, perché all'inizio, quando pensi di fare una cosa del genere, pensi di essere l'unico incosciente Solo che tu. parte per questa tangente. Poi in realtà ti rendi conto che c'è tutto un mondo dietro quando poi la vivi da In prima persona. protagonista. Poi, sinceramente, all'inizio avevamo anche pensato a un'eventuale adozione, però è tanto complicato il percorso dell'adozione. Più che altro è complicato per le persone, per le coppie etero. Figuriamoci per noi che siamo una coppia gay e di conseguenza abbiamo subito scartato l'idea. E da lì ci siamo messi alla ricerca di qualcuno che potesse aiutarci e da qui l'intervento di Famiglia Arcobaleno, che è questa associazione che Ah, ci ha aiutati a infatti era capire questo che volevo sapere, qual insomma, era stato se il primo contatto. avete appunto chiesto aiuto, tra Il virgolette, a primissimo qualcuno. contatto non è stato con Famiglia Arcobaleno, ma è stato con un ragazzo di Pistoia che insieme al suo compagno hanno già due gemelli di 6 anni, credo che quest'anno abbiano i gemelli. E io parlai con lui al telefono e da lui io sono risalito a Famiglia Arcobaleno e da Famiglia Arcobaleno poi è partito tutto Poi, il sai, Famiglia Arcobaleno, percorso. hai la fortuna che ti mettono in contatto con una rete di persone che hanno già affrontato o che stanno affrontando come te il percorso o che hanno già affrontato. E conseguentemente hai modo di condividere Esperienze, esperienze, dubbi, le perplessità, paure. le paure, perché all'inizio indubbiamente sei anche abbastanza titubante, no? Hai bisogno di informatori, Di informazione. hai bisogno di persone che ti dicono la loro esperienza e farti Certo. tesoro, capito? E quindi Famiglia Arcobaleno indubbiamente ci ha dato una grande opportunità, un grande aiuto. Sì, esatto. E da lì poi abbiamo conosciuto questa ragazza che lavora a Los Angeles, Italiana, eh? italiana, che lavora a Los Angeles e Allora, aspetta, praticamente. stiamo correndo troppo. Io, Sì. diciamo questa cosa. Allora, Famiglia Arcobaleno vi ha aiutato a darvi le linee guida, giusto? Mi Sì, sembra di sì, capire. Ma io voglio sapere, le vostre famiglie, sì. Sì, percepito. come avete affrontato questo? Non ho Beh, ha capito. percepito la Sì, come decisione. avete fatto a, diciamo, a comunicare che Questa questa vostra cosa, questa intenzione. vostra intenzione che era seria, perché non viene mai, cioè spesso non viene preso seriamente, no? Una cosa del Si pensa genere. sempre sia un'idea, un progetto, ma chissà quando e come si realizza. Certo. Esatto. Allora, parli te prima? Sì, Prego. allora per quanto riguarda la mia famiglia non hanno assolutamente avuto problemi, io l'ho comunicato a loro questo desiderio che avevamo e sono stati tutti felicissimi. Sicuramente magari all'inizio sono tutti un po', non ti dico destabilizzati, però non sanno neanche loro come è possibile, come si deve fare, come vi muoverete, però la notizia è stata presa con veramente tanto entusiasmo e felicità. Quindi noi, dal mio punto di vista, poi tanto vi dirà anche il suo, non abbiamo avuto problemi, anzi, ci hanno L'appoggio sostenuto totale, sempre dall'inizio. appoggio totale. Sì, Quindi. anch'io. Poi, sai, fondamentalmente, quando sei una coppia già consolidata da diversi anni, che comunque la famiglia questa cosa è già acquisita, diciamo. E questa decisione, sinceramente, io non abbiamo avuto nessun ostacolo da parte dei familiari, anzi, Sarà io stati felici. Sì. per quanto mi riguarda, ovviamente avendo dei genitori anche già di una certa età, la prima cosa che mi ha detto la mia mamma, mi ha detto: ok, se decidete di fare questa cosa, muoviti, fallo prima possibile, perché sennò diventi troppo Subito. vecchio. Beh, bella come cosa, cioè, nel Sì, senso, no? È carina non come è, non cosa. capita a tutti magari di avere il sostegno al 100%, quindi noi ci riteniamo fortunati No, ma anche sai sotto. cosa? Perché c'è paura dall'altra Sì, parte. certo. Non è perché Sicuramente, non si no, vuole, cioè la certo. notizia è bella, Sì, cioè certo. il genitore, nonno, magari ha Sì, paura, sì, sì. è Normale. un mondo strano, no? Per il Sì, genitore nonno, certo. Però su indubbiamente. questo abbiamo avuto fortuna e siamo felici di avervi, cioè di avergli avuto al nostro fianco, ecco. Esatto, Quindi. esatto.
Sì, ma prego. Quindi questa decisione è stata maturata prima tra di voi, poi accolta in famiglia e Sì. poi avete appunto detto, avete iniziato Sì. a progettare e a conoscere anche tutte quelle che magari erano le fasi, tra virgolette, burocratiche e Sì, legali. E se non esatto. sbagliamo, voi siete volati poi in America per tutto questo Esatto, percorso. esatto. Abbiamo preso i primi accordi con questa intermediaria, appunto questa ragazza che appunto diciamo lo fa proprio, è il suo lavoro, quello di mettere in contatto le coppie di italiani con tutti questi, con queste strutture, Cliniche della queste fertilità. cliniche della fertilità, agenzie di surrogazione e quant'altro, perché ovviamente ti devi un po' fidare, no? Perché ovviamente non conoscendo niente laggiù hai bisogno di fidarti di una persona che ti faccia da guida in questa giungla, perché vi garantisco. Apripista. Sì, perché laggiù questa cosa, questa pratica della surrogazione è una cosa che va avanti da moltissimi anni, a fine anni 80 hanno iniziato negli Stati Uniti. Esatto. Infatti ti Infatti. volevo dire appunto questa cosa, diciamo a tutti che la surrogazione, chiamiamola così, Chiamiamola GPA, dai. negli Stati Uniti è una Sì. pratica che ci avevate detto ieri, che ci siamo sentiti dall'83, mi sembra. No, forse fine anni 80, non voglio, Fine anni ora '80, va non bene, so ok. esattamente l'anno, Comunque ma è un insomma. ventennio di sicuro. Sì. Sicuramente sono 20 anni che viene praticata, forse anche di più. Sì, Oh. sì, sì. E Sì, tra sì, sì. l'altro riguarda principalmente, ci ricordavate, le coppie etero anche. Coppie eterosessuali, Sì, sì, coppie etero, addirittura laggiù. L'80% sono coppie etero che si rivolgono a queste cliniche per poter avere figli, Sì, essere purtroppo. aiutati ad avere figli, ecco. E purtroppo oggigiorno, insomma, il tasso di infertilità anche femminile purtroppo è abbastanza alto. Dall'83, vedi, Ecco, dice Cacapocchi. Prego, prego. Aspettata. Ciao Dopo questa. Claudio. Però, Ci dicono. scusate, già che ci siamo, salutiamo veramente tutti perché si stanno connettendo in tanti. Se qualcuno avesse delle Sì, grazie. domande, le faccia anche nel box privato. Certo. Domande, noi Le ripetiamo in diretta. sì, Luca e Emma sono felici di rispondere a qualsiasi cosa. Quindi Esatto. tranquillamente fatele. Dicevate, scusate, E dell'intervento. niente, il nostro viaggio poi è cominciato così. Abbiamo volato a New York nel 2018. Nell'anno in cui ci siamo sposati, cioè nella stessa vacanza dove ci siamo sposati, siamo andati anche Per la prima volta alla clinica. per la prima volta alla clinica della fertilità, dove dovevamo donare insieme e dove avevamo già scelto l'ovodonatrice, perché Ok. nel processo di gestazione per altri sono coinvolte due donne, Sì, una che esatto. dona gli È bene ovuli. far capire questa cosa perché solitamente c'è molta poca informazione in merito. E invece diciamo che l'ovodonatrice è una persona che viene messo in contatto con questa ovodonatrice dalla clinica di fertilità, mentre per quanto riguarda la gestante, cioè colei che ti porta gli embrioni in Che fa grembo. crescere i bambini, Esatto, certo. in quel caso ti appoggi ad un'agenzia di surrogazione, che proprio sono delle agenzie vere e proprie dove diciamo, hanno queste ragazze che si candidano per poter fare per mettersi a disposizione per fare questa cosa e Esatto. conseguentemente vieni messo successivamente alla preparazione degli embrioni, vieni messo in contatto con questa gestante e viene fatto l'eventuale abbinamento. Però diciamo che ecco, la fase dell'abbinamento è una fase molto, molto bella e delicata perché ci deve essere diciamo, una scelta da parte di entrambi, cioè ci dobbiamo piacere vicendevolmente perché viene fatto appunto queste match call, le chiamano, queste Skype che sono delle match call dove ci incontriamo per la prima volta via Skype con questa eventuale ragazza, Gestante. e poi alla fine della chiamata, ovviamente in call conference c'è anche la responsabile dell'agenzia, alla fine della chiamata, diciamo, entrambe le parti devono dare l'ok Diciamo per che la prima scegliersi. sensazione è quella dell'empatia. Cioè noi con la nostra, con Tamara, si chiama Tamara, ci siamo piaciuti da subito e questa empatia è scattata Cos'è che immediatamente. vi è piaciuto di Tamara? Beh, la semplicità, sicuramente una ragazza molto allora, determinata perché quando l'abbiamo conosciuta noi aveva 23 anni e aveva già un figlio suo.
Lei si era candidata a questa agenzia di surrogazione perché voleva aiutare una coppia ad avere dei figli. Esatto, bravo. Allora, vai, poi ti chiedo, vai, Voleva scusami. aiutare una coppia ad avere dei figli. Quando l'agenzia le ha presentato la nostra scheda, è stata ancora più felice di poterlo fare per una coppia gay, perché lei sicuramente si era candidata per una coppia etero, però per lei era indifferente se farlo Indifferente. era indifferente, non aveva assolutamente problemi. E ci siamo conosciuti questa sera dal viaggio da rientro da New York, praticamente. Ci siamo conosciuti dopo una Dopo poco, settimana. sì. E Siamo ottobre sì, 2018, ottobre più o meno. 2018, fino a ottobre 2018 ci siamo conosciuti, abbiamo parlato, ci ha colpito il fatto che lei vivesse in una fattoria, Ciao che Miki, avesse scusate, ciao grandi. che aveva una fattoria sua col suo marito, con il suo bimbo, quindi era una fattoria già rodata, avevano un lavoro che stava Sì, andando alla grande. questa cosa della fattoria Ci ha colpiti ci ha perché colpito particolarmente, particolarmente, perché mi piaceva l'idea che fosse una che stava nella natura, insomma, che comunque c'aveva un certo. Un po' casa contesto. nella prateria. Bravo, Quindi esatto, un po' la 9 mesi. Ingalls, Laura Ingalls della situazione. Che poi effettivamente quando siamo andati là era proprio così, cioè non era lì a fare marmellate, però la No, ma situazione perché era poi quella. fondamentalmente. Esatto. Peccato. Ma le marmellate Fondamentalmente. ve le facciamo noi se Noi, volete. va bene, certo. Quindi mi piaceva l'idea che questo bimbo. Ecco, poi una domanda. Voi sapevate già che sarebbero stati due bimbi oppure è stata una sorpresa? No, lo sapevamo già perché noi avremmo desiderato, volevamo i gemelli, ok? Quindi se vuoi i gemelli bisogna che la clinica si adoperi per trovare la ragazza giusta, insomma, Ragazza che è la disposta a ragazza che portare è gemelli. disposta a portare gemelli e che può portare gemelli, perché Che abbia insomma le caratteristiche, bisogna perché avere ovviamente delle. gli vengono fatte degli screening a medici e ovviamente devono valutare se insomma l'entità della ragazza, del suo stato, possa appunto permetterle di portare in grembo due gemelli Due gemelli, fino alla certo. Cioè, gestazione. non è che noi siamo stati fortunati perché poi è andato tutto bene, però magari a volte succede che magari gli embrioni non attecchiscono uno dei due, oppure nessuno dei due, quindi devi ripartire da capo, o comunque, che ne so, ci hanno dato anche la possibilità che un embrione si sdoppiasse e quindi diventassero tre perché è Sì, successo, capito? quando abbiamo chiesto che, insomma, che Antonella, volevamo. ciao Antonella, scusate, noi Prego. salutiamo tutta la gente che si connette. Prego, prego, certo. Vai, Quando vai, vai, no, non fate caso, andate avanti. abbiamo scelto appunto di avere gemelli, ci hanno messo davanti a questa possibilità, cioè che quando si impiantano due embrioni potrebbe succedere o che c'è dei problemi di attecchimento o che uno dei due si possa sdoppiare e quindi potresti ritrovarti anche Bimbi. con tre bambini, esatto. Comunque, no, il nostro desiderio era quello di avere gemelli, è andato tutto bene, quindi Sì, lei è sì. stata bene fino all'ultimo, a parte ha partorito una settimana prima del previsto, perché comunque c'erano dei piccoli problemi, ma niente di che. Io ricordo quello del messaggio che ci è arrivato su Messenger dalla nostra responsabile dell'agenzia, tipo 20 giorni dopo il transfer, io ricordo quello della conferma, diciamo, dell'attecchimento, che diciamo gli avevano fatto il beta HCG e il beta HCG confermava la gravidanza. Lo Più ricordo come uno dei momenti più belli. emozionanti. Sì, perché Ok. ovviamente fino a che non te lo confermano non hai la certezza, anche se è stato fatto questo transfer degli embrioni, però non hai la certezza che poi Certo, siano andati certo. a buon fine. Diciamo che lì la tensione un po' si scarica e poi vabbè, riparte subito dopo perché immagini e inizi a Beh, pensare, inizia ma andrà tutto l'avventura. bene, Come sarà per una coppia tutto. etero. Esatto, Esatto. non cambia niente, Non sì, cambia certo. niente. Il momento della notizia. Diciamo che la La donna è foto incinta, è dell'ecografia, bellissimo, poi ci certo. sono tutte le paure dei 9 mesi. Esatto. Poi per i primi 3 mesi non dici niente a nessuno perché hai paura che la Per cosa possa scaramanzia, certo. capitolare, per scaramanzia, quindi fino a che non hai la Sì, infatti lo certezza. sapevano solo le nostre famiglie e giusto due o tre amici, non lo sapeva nessuno di questa cosa. Certo. Fino a che non c'era la certezza che era andato tutto bene.
Sì. Bene, bene. E c'è Silvia che dice: io ho la pelle d'oca, ragazzi, che meraviglia. Silvia è una ragazza spettacolare, una nostra Grazie amica. Silvia. Grazie, Anche ciao lei è una Silvia. food blogger. Silvia, segui i No Conventional Twins perché sono veramente due persone favolose, quattro persone favolose, Mike. Quattro sì. persone favolose e Grazie. Silvia ha un cuore che è una È roba, è grandissimo. grandissimo. C'è una domanda, C'è una domanda, forse? infatti io l'ho messa in onda, diciamo, non so se la Sì? vedete anche Sì, voi. la vediamo, Se infatti vuoi possiamo, rispondiamo, possiamo possiamo rispondere. Ok, allora, praticamente non so se la leggono tutti. Lorenzo Salvadori chiede: è possibile essere entrambi genitori biologici? Sì, è possibile perché i nostri gemelli sono eterozigoti, quindi di due sacche diverse. Quando siamo andati alla clinica della fertilità a donare il seme, praticamente hanno diviso in due, diciamo, Gli gli ovociti ovociti e hanno inseminato metà. per metà con il mio seme e per metà con il seme di Emanuele. E gli embrioni che si sono sviluppati in una settimana li hanno conservati e poi li hanno impiantati uno mio e uno suo. Quindi si può capire chi è. Diciamo biologicamente, qual è quello biologicamente mio e quello biologicamente suo, dalla Dalla somiglianza, ma a noi somiglianza, è certo. una cosa al quale Per noi era non ci indifferente, interessa, ecco. no, ma chiaro, Non è chiaro, beh, indifferente, cioè, certo. alla fine Però è possibile. sono comunque figli di entrambi a prescindere, però ecco, ovviamente avendo questa doppia fecondazione, cioè fecondati con entrambi i semi, C'è anche ovviamente questa c'è questa possibilità. possibilità. Volevo farvi una domanda in merito ai 9 mesi. Sì? Passato appunto i 3 mesi dove Sì. aspettavate l'evolversi positivamente della situazione, come avete seguito poi tutte le visite, tutti i controlli? Eravate collegati con lei? Siete tornati in America oppure lo avete fatto più verso l'ultimo periodo? Allora, noi eravamo in contatto con lei fin da subito, fin dall'inizio, quindi Messenger tutti i giorni quasi. Io ero il Cioè lui postoccio. addirittura la stressava troppo, cioè gli dicevo calmati, No, calmati, dai, calmati, so, tutte le mattine, ma c'ha sarà la nausea, non c'ha la nausea, avevo vomitato, non avevo vomitato, cioè troppa roba, io lo dovevo bloccare un brutta. Noi attimo. avevamo Lo questo fuso orario stalker. che insomma io magari le Mia scrivevo mamma all'orario. dice è una storia bellissima. Grazie, grazie, Mamma, grazie, grazie. seguili a sto punto. Grazie, grazie signora. E conseguentemente poi successivamente abbiamo deciso di andare a trovarla, abbiamo deciso di andare a trovarla prima di arrivare, diciamo, a fine gravidanza, al quinto mese di gestazione siamo andati a trovarla e ci siamo conosciuti finalmente dal vivo, siamo Esatto. stati un giorno con lei, Ah, abbiamo ecco, deciso. perché fino a quel momento, scusa, no, avevo capito che già No? nella fattoria non eravate ancora No, andati. no, me l'ero fatto io un po' di film della fattoria, ma insomma me l'ero un po' immaginata perché avevo visto delle foto, perché ovviamente avevo iniziato a seguirla su Facebook, sui social, su Instagram, quindi insomma vedevo tutte le immagini della Perché noi sua. da buoni stalker, cioè da buoni stalker, in questo caso anche Avete lui, visto tutto? prima di Esatto. conoscerla su Skype nella nostra conversazione, le avevamo già mandato un messaggio la settimana prima, avevamo Sì. già un po' sondato il terreno, capito? Sì. Quindi avevamo già visto dove Però abitava. noi la prima volta che l'abbiamo conosciuta di Al persona quinto era mese. già al quinto mese di gravidanza. Era già al quinto mese di gravidanza e siamo stati lì, abbiamo conosciuto tutti, abbiamo conosciuto il marito, abbiamo conosciuto il suo bambino, la mamma, la sorella, gli zii, insomma, Siamo stati a tutta la una family. quella sera siamo stati a una parata di Halloween dove Sì, io mi perché siamo sono. stati là tipo fino a ottobre, era il 17 ottobre per l'esattezza, e conseguentemente. Scusate. E conseguentemente, appunto, abbiamo assistito a questa parata di Halloween, che è un'usanza, appunto, o locale lì, insomma, sai, in America per Halloween ci sentono di brutto, Ah, no? sì, E certo, quindi, insomma, assolutamente. esatto, siamo stati tutti insieme Lei, lì. tra l'altro, in quella giornata, perché noi siamo stati da lei un giorno praticamente, Sì, del servizio. ci ha regalato un servizio fotografico. Sì. Aveva, sai, questi servizi fotografici molto alla stile americana, no? Che lei. 190x110. Sì. Esatto, e abbiamo No, ma fatto per questo. avere delle foto anche con il pancione, capito? Esatto. E abbiamo fatto queste foto, un freddo tremendo, mi ricordo, cioè la cosa che mi ricordo di più è questo freddo
assurdo perché comunque la Pennsylvania in ottobre vi garantisco Ah. che è roba, insomma, Esatto. esatto, rispetto alle Io nostre avevo temperature. questa camicia e c'era tipo, boh, forse meno qualcosa, c'era di sicuro, infatti la febbre a 39 il giorno Il giorno dopo dopo eravamo tutti e due alla era febbre. assicurata. Sbalzatela. Comunque, Allora siete come noi che come noi che appena. andiamo in vacanza abbiamo la febbre, Noi voi dobbiamo siete. sempre andare Esatto. nei paesi del nord Europa e arriviamo su febbricitanti. Proprio un Esatto, giorno. non siamo abituati, vabbè, comunque. Esatto. Però no, è stata veramente una bellissima giornata, siamo stati insieme tutto il giorno, siamo andati alla visita della morfologica Sì, insieme. siamo stati in ospedale insieme a lei, quindi abbiamo avuto modo anche di parlare con i medici per avere delle informazioni, diciamo un parere un po' C'era più. sempre un intermediario tra con No, voi? eravamo No, soli. eravamo soli. Soli, Quindi sapete fortunatamente bene in inglese l'inglese. per Diciamo parlare. che lui lo parla molto bene, Me io lo capisco la cavicchio. molto Ok, no, giusto bene. da capire. Sì, Sì, me la dai. cavicchio abbastanza bene. Sì, me la cavicchio abbastanza bene. Ovviamente, insomma, ero un po' di tensione c'era, perché sai, Beh, normale. parlare inglese davanti a una pizza e una birra è un conto. Parlare inglese con un medico in ospedale, insomma, è Sì. È un tutta attimino più un'altra roba. tecnico. Eh beh. Ma poi, guarda, io pensandoci adesso, la cosa più assurda è quanto per loro sia normale questa cosa. Cioè, per assurdo, noi eravamo un po' intimoriti, però quando te entri in questa sala con lei incinta, che deve fare questa ecografia con la dottoressa, loro sono i genitori, ah, bene, cioè, proprio una cosa Scontata. scontata per loro, Normale. E capito? infatti è questo, no, che ci siamo detti, facciamo passare il messaggio reale che è, cioè normalità, Sì, assolutamente. facilità nel senso come per problemi, come per le coppie etero, vabbè, un po' di più in questo caso ovviamente, però a livello emotivo sono gli stessi, no? Gli stessi. Sono Ma gli io ti posso stessi. dire che questa normalità noi l'abbiamo vissuta quando sono nati i bambini e noi andavamo in giro con gli ovetti o comunque con loro nelle fasce per il quartiere, insomma, per il paese. Le persone ci fermavano, anche persone di 60-70 anni, e ci facevano complimenti. Cioè, quindi, Nonostante si fosse due papà, ecco, nonostante. qualcosa che magari ti faceva strano, ecco, che le persone si. Cioè, le persone ti guardavano e ti sorridevano. Perché erano contente di vederti con due bambini, mentre magari quando siamo arrivati, non è successo mai niente a noi, di esperienze negative, però quando siamo arrivati a JFK per ritornare in Italia, al gate dove c'erano anche italiani, vedevi già gli sguardi di persone che c'era qualcosa, magari prima guardavano l'ovetto con i bambini, poi guardavano noi due e non dicevano niente, Quindi, però insomma gli sguardi un po' addosso te li senti, capito? in America siete stati stupiti voi dal modo Sì. come è stato il Esatto, contrario, giusto? estremamente, Esatto, estremamente. Noi siamo venuti via da là piangendo come due bambini, cioè ma ci proprio. sta. Siamo stati 40 giorni là, Siamo stati quindi. 40 giorni negli Stati Uniti e poi, vabbè, il personale lì. Noi abbiamo scelto di stare in albergo. Abbiamo scelto di stare in albergo anziché prendere un appartamento perché la situazione albergo ci dava più tranquillità. Perché, comunque, se hai un'emergenza, se hai un problema con i bambini, comunque c'è sempre una reception aperta a cui puoi Ah, vedi, giusto, è fare vero. capo. Sì, Ecco. perché insomma, se sei solo, comunque sei in un paese straniero e insomma, magari. Questa cosa ce la consigliò un suo amico. Mio amico mi Noi diceva sì. inizialmente stavamo già guardando degli appartamenti, Sì. però poi ci ha fatto riflettere su questa cosa e effettivamente è stato un buon consiglio. La scelta Certo, giusta. assolutamente. In albergo, prima di tutto, allora, un'altra cosa fondamentale che magari uno non se ne rende conto fino a che non la vive una situazione del genere, però hai anche bisogno del personale che ti rifà la camera, cioè i bambini se fanno, se bagnano le Qualsiasi cosa. No, lenzuola, devi hai lenzuola. bisogno Cioè, di certe comodità hai che bisogno di roba, giustamente in quel capito? momento. Che se te hai bisogno di un lenzuolo pulito per il bambino, te lo portano in 5 minuti, asciugamani, All'occorrenza, esatto. Sì, no, è Corrente. stato veramente comodo e lì E poi ci hanno fatto da ci famiglia, cioè la cosa figa è che in questo albergo ci hanno fatto da famiglia, cioè ci hanno fatto piangere come dei bambini noi, perché ci hanno organizzato un baby shower a infatti sorpresa. quello che volevo sapere, del baby No, shower, ho giuro. detto, ma il baby shower l'avete Noi ci fatto? hanno fatto questo baby shower a sorpresa dove con una scusa
ci avevano detto che ci avevano organizzato un Un brindisi giù per la per nascita dei festeggiare i bambini. bambini. In realtà c'era tutto il personale alberghiero schierato. C'era un tavolo pieno di regali. Pieno di regali. Pieno, pieno di regali da gente che magari non avevamo neanche mai visto, capito? Fantastico! È stato, sì. Guarda... Cioè, la roba, da quanti ce l'hanno fatti li abbiamo dovuti spedire. Sì, ce l'hanno spediti loro. Ce l'hanno poi, spediti loro con il corriere perché non ce la facevamo. Non potevate portarveli, se no. No, avevamo i bagagli un po' contati, considerando come dovevamo venire via, avevamo già progettato come muoverci, capito? Però questi regali erano talmente tanti che ce l'hanno rimandati loro con il corriere, no? È stata un'esperienza, cioè, secondo me, indimenticabile, proprio che non si può raccontare così. Un'emozione. Ma il momento, il primo momento, quindi voi avete potuto assistere al parto? O sì. Avete assistito? E qual è stato il momento in cui li avete potuti al prendere in parto, braccio? Al parto, e tra l'altro voglio precisare, in sala operatoria, perché i bambini sono nati con cesareo, perché era una scelta anche di lei, di Tamara, che lei aveva già avuto un cesareo il suo primo figlio. Ah no, quindi allora per forza. Sì, esatto. Certo. Sì, E sì, sì. quindi hanno fatto cesareo. E la cosa più strana è che ci hanno fatto stare entrambi in sala operatoria. E poi ma dovresti avvicinarti leggermente a Luca, perché perché quando ce l'ho io il ti avvicini ti microfono. sentiamo bene, ti sentiamo Perché ce l'ho bene, io il microfono. Non parla un c'è pochino. solo lui. Ok, Ah, perfetto. scusa. Eh, no, Ok, ma ti no, è vero, sentiamo è però più lontano, sì. Tanto siete belli, state vicini, dai, che va bene. vero. E sì, abbiamo assistito al parto da davanti, Sì. quindi anche quella è stata un'ulteriore emozione, perché la prima a uscire è stata Miranda. E la scena di Miranda che esce, vabbè, abbiamo visto questo sacco che si spaccava, le acque che si rompevano, e lei che usciva. Ha pianto pochino lei, sinceramente. Lei era proprio beata lì, l'hanno messa sotto la lampada al calduccio. Io E mi poi. garantisco che per rivivere forse 15 minuti, perché poi alla fine succede tutto molto velocemente, Sì. però io per rivivere 15 minuti vorrei averne altri 10 di bambini, perché è un'esperienza, io penso è la cosa più bella che io abbia mai visto da Sì. quando sono al mondo. Cioè, vedere la nascita, io, cioè, ti iniziano a cascare le lacrime, non le controlli, è una roba. Non lo so, io non sapevo, non trovavo nemmeno le parole per lei, perché poi sono andato, cioè dopo che i bambini erano già fuori, mi sono avvicinato alla testa di lei, che ovviamente era Tamara, dietro, Tamara. sì, che era dietro il telo, ovviamente, no? Certo. E no, un'emozione indescrivibile, una roba che non te ne rendi nemmeno conto, sei. Non lo so, a lui addirittura gli è venuto, quando siamo tornati in camera c'aveva tutto uno sfogo di bolle sul viso, non lo so, Sì. perché l'emozione ti Un fa. rush cutaneo. Sì. Ah, tra E i l'altro questa bambini. ragazza, Cosa? dicevo, Tamara, ha un nome italiano. Sì. È italiana lei di origine? No, 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 è una una casualità quindi. casualità. Sì, Sì. sì, sì. E i bambini, come ci chiedevi, una volta nati, controlli vari che stanno bene, tutto a posto, li abbiamo presi e li abbiamo portati su alla visita più approfondita. E dopo un'oretta eravamo tutti e quattro in camera a dargli per la prima volta il latte, a fare il pelle a pelle, prima in assoluto il pelle a pelle, dove loro sono tutti nudi con il pannolino e noi siamo nudi a petto nudo e ce li mettono sopra per una mezz'ora abbondante. Mamma E te mia. sei in quella fase che hai paura di romperli. Sì, Te sei esatto. in quella fase che li Sono tieni, ma piccolini così. non sai come, non sai. Non sai, hai paura Come di stringere tenerli? troppo. Esatto, se sono troppo stretti, se non sai se quando gli dai il latte è troppo poco, o se gli devi infilare di più la tettarella in bocca o Sì, meno. ma lo Cioè, sai, quando. la prima notte, ovviamente, cioè, poi loro sono nati di sabato sera alle ore 20 e 48, va bene? La nottata, ve lo lascio immaginare, in bianco, Certo. tu, cioè, tutta la notte svegli, tra Volevi dormire, scusa, dopo 9 mesi. No, se puoi, Da quel momento il sonno non è stato più fine lo del stesso. sonno. Basta. Esatto. E poi il bello è che po dopo poche ore l'Italia si svegliava, era mattina in Italia, capito? E quindi noi abbiamo iniziato a mettere sui social che, insomma, erano nati. E allora Erano nati. siamo iniziati a essere tempestati di messaggi, perché ovviamente alle 2, alle 3 di notte in Italia si svegliavano, era domenica mattina, e Esatto. iniziavano a bombardarci I di messaggi. Eh messaggi. Certo, videochiamate in beh, ospedale. certo. Ascolta, una cosa che non abbiamo detto e poi andiamo avanti nel racconto.
delle gestanti, no? Sì. Perché c'è tantissima ignoranza riguardo, no? Diciamo, chi sono queste ragazze e cosa vogliono fare? Cioè, Per sfatare anche certi luoghi sì, comuni. sfatiamo luoghi comuni e facciamo capire alle persone che ci seguono, che sono 41, sono tante per noi. Cioè, anche per noi. No, nel senso, facciamo veramente capire Certo. chi sono queste persone. Quindi chi meglio di Certo. voi ce lo può dire in questo momento? Ma allora, guarda, io quando ho dedicato il post a Tamara, un post che ho fatto su Instagram, l'ho definita una ragazza libera di scegliere, come sono tutte le ragazze in America, per quanto ci riguarda, per la nostra esperienza. Negli Stati Lei Uniti. ha Negli Stati Uniti, lei ha scelto liberamente di fare da surrogata, si è candidata da sola. Queste ragazze che decidono di fare da gestanti, via, usiamo questo termine, gli vengono fatti tantissimi screening psicologici prima di poter partire con questa esperienza e vengono tempestate di visite, devono avere dei certi requisiti perché comunque devono avere una stabilità economica propria, devono avere una famiglia, devono avere un lavoro o Quindi quantomeno voglio, diciamo, si esclude già il motivo il motivo economico. economico Il dell'affitto motivo economico. dell'utero, per Allora, il motivo dire. economico c'è ovviamente, perché secondo No, no, me è. no, no, sì, Sì. quello ok, però Sì, no, devono però essere non già è. autonome. Non è vitale. Esatto, 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 hanno un lavoro esatto. suo, hanno un lavoro Sicuramente fisso. poi il compenso economico le aiuta a fare determinate cose. Comunque, Anche perché, per esempio, nel nostro caso, Tamara, l'ultimo mese e mezzo gli è stato dato di bed rest. Il bed rest vuol dire che cioè, l'hanno messa ferma a letto e quindi ovviamente lei non poteva più nemmeno fare le cose in casa, ovviamente non lavorare e tutto quanto. Che ovviamente diciamo che il compenso economico a volte serve anche per sopperire alle spese tutelare. che serve, certo. È una persona che sta impegnata quasi un anno e mezzo, perché noi abbiamo iniziato a collaborare con lei ad ottobre, il transfer degli embrioni è stato fatto il giugno dell'anno successivo e i bambini sono nati a febbraio 2020, che insomma sta un anno e mezzo Poi impegnata. consideriamo che in America la sanità è tutta a pagamento perché è tutta privata, quindi questi soldi che lei percepisce sono anche. Fanno parte anche di visite, di tutto quello che riguarda una gravidanza. Medico Magari sanitario, quindi. anche a livello sanitario, noi cioè, provvediamo anche alla sua assicurazione, all'assicurazione che insomma, che la tuteli il più possibile, anche se lei già ha già una sua assicurazione, perché in Ma America voi tutti tutelate hanno. lei i vostri figli in quel caso? Esatto, esatto, esatto. Cioè, Perché poi dal giusto. momento in cui. Vabbè, comunque ora se no si va ad un altro discorso. Però ecco, Bravo. lei è quando lei si definisce la nostra cicogna, no? Lei si definisce tutte le volte che ci scrive. E lei è orgogliosa di aver fatto questo. Infatti, lei fa parte di un'associazione che aiuta, diciamo, le ragazze che vogliono diventare delle gestanti, che vogliono diventare surrogate. Ok, quindi è una È scelta una scelta libera. consapevole, non Consapevole. dettata da motivi economici, o Esatto. perlomeno. Perlomeno in questi casi, allora, sicuramente io non voglio Esatto, generalizzare bravo. perché, guarda, sicuramente ci sono anche delle realtà in cui magari ci possono, ma queste non sono coloro che lavorano, che si candidano a queste cose tramite un'agenzia, capito? Magari c'è delle donne, diciamo, indipendenti che magari si proferiscono di fare questa cosa. E lo fanno magari puramente per un fatto Sì, economico, capito? certo. E quindi Ok. non sono sotto tutela di nessuno, cioè Però sono comunque gente. devono, diciamo, Avere superare requisiti. determinati screening sempre, quindi Sempre, anche sempre. psicologici, quindi Ovvio. Però diciamo. per farvi capire, cioè, se noi avessimo accettato, per dire, di non lavorare tramite un'agenzia, quindi di non trovare questa ragazza tramite un'agenzia, ma di prendere una indipendente, la tua clinica di fertilità comunque ti analizza anche quella indipendente. Poi a tuo rischio e pericolo, se questa magari dopo ti sparisce da un giorno all'altro, perché è questo il rischio quando Il vai a rischio lavorare e il con pericolo. il rischio, cioè lei ha bisogno di fidarti di questa persona, quindi ha bisogno di qualcuno che ti garantisca la serietà
la disponibilità totale di questa persona in questo processo, perché insomma. Poi quando ti scegli, come si diceva prima, noi ci siamo scelti a vicenda con Tamara, e alla fine è un salto nel buio per tutti, ovviamente sicuramente più per lei, perché lei è quella che dovrà assumersi tutte le responsabilità, nel senso che deve fare, deve portare questi bambini per 9 mesi e a suo rischio anche di salute, di tutto. Però ecco, la scelta sua è una scelta indipendente, nessuno l'ha costretta. Come magari succede in dei paesi molto poveri del mondo, in cui la donna viene costretta a dare il suo utero in affitto, è da qui che secondo me è il termine giusto, e la sua mercificazione. E questo sicuramente va fermato, però per quanto riguarda gli Stati Uniti, come il Canada, è tutto regolamentato da dei gran contratti, da delle grandi visite psicologiche sia a lei sia a noi. Insomma, prima di arrivare al dunque. C'è tanto lavoro da fare dietro e è tutto alla luce del sole e niente è fatto illegalmente, ecco. Sì. No, vabbè, certo, ecco. Secondo voi perché spesso noi, vabbè, parliamo del caso dell'Italia, è più facile sempre per quelli che sono i detrattori o gli hater tirare sempre in ballo delle questioni, le questioni spinose o negative o quelle come dicevate voi che esistono, però che non riguardano la vostra storia e molte altre magari storie come la vostra. Perché secondo voi c'è sempre questa un po' voglia di caccia alle streghe, come un po' nel Medioevo, sempre verso le coppie. Ma forse perché vogliono appunto far passare questa pratica come, come dicevi prima, come dicevi te, di una mercificazione della donna, no? Dell'utero di una donna. Quando siamo stati da Maurizio Costanzo, la prima cosa, prima di noi c'era Salvini intervistato, ok? E vabbè, lui ha detto la sua in merito al fatto Un delle coppie. esponente proprio dell'argomento, direi, Esatto, esatto. noi Se non non la l'abbiamo Meloni, incontrato. Esatto, magari. proprio a puntino. Però noi non l'abbiamo incontrato. Esatto, non l'abbiamo incontrato, ma quello che io ho detto quando abbiamo parlato lì da Costanzo, che secondo me ci vorrebbe più informazione corretta, cioè che dovremmo intervistare una surrogata e capire veramente che cosa spinge queste ragazze a fare questo gesto nei confronti delle persone, perché si generalizza sempre troppo, si dice che la donna viene sfruttata, che noi andiamo a comprare bambini al supermercato, quando in realtà non è così. Cioè, noi questa cosa l'abbiamo fatta perché tra di noi c'era un amore che avevamo voglia di espandere ancora di più, e la nostra Voglia unica di dare più strada, onore, certo, e la nostra unica condividerlo, strada era quindi. quella. E Esatto. quindi, unica, dico unica perché, tornando a prima, l'adozione non era possibile, non era possibile. O magari potevamo anche provare, ma forse eravamo sempre qua che ne parlavamo, capito? E Sicuramente. poi E sarebbe secondo noi, sarebbe importante appunto parlare con queste donne e capire il loro punto di vista. E secondo me un'altra cosa interessantissima che spero che prima o poi qualcuno farà, siccome in Italia, appunto, facendo parte di famiglie arcobaleno, esistono famiglie di due papà o due mamme che hanno figli anche già adolescenti. Va bene? Perché non intervistiamo loro e sentiamo effettivamente se hanno avuto delle mancanze, delle carenze? c'è un Cioè, bellissimo ecco perché, video. Infatti, scusa se ti interrompo, Emma, la domanda scomoda che volevamo farvi era proprio quella, cioè che i bambini sono fantastici e quindi per loro i problemi che non noi ci adulti sono, viviamo non non ci esistono. sono. Esatto. Ma arriverà un momento, no? Che chiederà della Forse mamma sì, come vi lo affronteremo. comporterete, cosa direte a queste creature? Diciamo. Gli spiegheremo tutta la verità. Gli spiegheremo tutta la verità perché hanno tutto il diritto. Avvicinati, avvicinati. Abbiamo tut hanno tutto il diritto di saperla e di conoscerla. Vabbè, quello assolutamente. E infatti per questo noi abbiamo scelto con Tamara di avere un rapporto aperto e continuativo. Noi anche per Natale ora ci siamo mandati regali vicendevolmente, ci siamo spediti, cioè siamo in contatto continuo, è come se fosse un'estensione della nostra Della famiglia famiglia. e noi lo siamo per lei. Diciamo Perché è che. giusto che, insomma, i bambini quando saranno grandi e ti faranno delle domande e pretenderanno di sapere come
è successo che sono venuti al mondo e come co com è successo che siamo diventati una famiglia, è giusto che sappiano e conoscano tutta la storia, come è andata, capito? E quindi sicuramente noi siamo estremamente aperti e disponibili ne nei confronti dei nostri figli, come lo siamo con il mondo, cioè mettendoci a disposizione appunto per raccontare la nostra Certo, sì, storia, no, ma se capito? magari con un figlio hai più. Ma guarda, ti racconto una cosa. Tamara, prima di venir via, quando ci siamo salutati, ci ha fatto un regalo. Lei dipinge ad acquarello e ha fatto degli acquarelli per Miranda e Manfredi. Questi acquarelli di Miranda e Manfredi sono appesi sopra i lettini in camera loro. Ah, Cioè, li avete postati su Instagram? Sono visibili? mi sa di sì, Ah, sono. no, li andiamo a vedere, È ci siamo un post persi. fatto un po' di tempo Sì. fa. Sì, che c'è questa ragazza che tiene in braccio questi due bambini. E noi, cioè per noi è normale, ecco, farglielo sapere, farglielo conoscere, e perché vogliamo che, insomma, che sia tutto alla luce del sole per loro, ovviamente, Forza. perché è solo. E questa è un po' la nostra filosofia, è solo con la conoscenza e la consapevolezza che si può tranquillamente abbattere un pregiudizio che ci può essere nei confronti nostri o nei confronti di loro. Ovviamente si potranno trovare in delle situazioni che magari dovranno dare delle spiegazioni perché ci sarà qualcuno che gli vorrà mettere il dito nella piaga e chiedere, Certo, capito? quindi. Se loro sono consapevoli e tranquilli e sicuri di quella che è stata, di che è stato il loro percorso, secondo noi Non non ci sarà. sentiranno il Hanno, colpo, il no, non contraccolpo. no. E poi un'altra cosa che mi auguro, siccome c'hanno 15 mesi oggi, io mi auguro che quando saranno più grandini per poter iniziare eventualmente a trovare questi problemi, magari anche la nostra società avrà fatto dei passi avanti, come ne ha già fatti tanti negli ultimi anni, per poter metabolizzare meglio anche queste realtà. E poi una cosa a cui tengo, quando a me è venuta l'idea di aprire questa pagina, come dicevamo ieri a voi, noi non abbiamo la pretesa di far cambiare idea a nessuno. Noi vogliamo solo portare, abbiamo semplicemente provato a portare la nostra storia, come la storia di una famiglia normale, come tutte le altre, e poi la pagina si è evoluta da sé, cioè con le varie condivisioni, le varie conoscenze delle persone che avevano voglia di conoscerci, e noi siamo felici di ricevere al momento tanti complimenti. Poi sicuramente quando abbiamo partecipato al Costanzo abbiamo ricevuto anche tante critiche che noi non abbiamo neanche letto. Abbiamo solo visto una, ma abbiamo chiuso la pagina e abbiamo fatto finta di niente, perché tanto quando si vuole fomentare odio, o comunque a noi non è che ci hanno offeso particolarmente, cioè non è che ci hanno detto dovete morire o okay, che questo no, però sicuramente critiche belle Comunque, tese, ma noi siamo qua per, come diciamo sempre, cercare di educare alle differenze esatto. il più Non possibile. vogliamo, non vogliamo essere degli eroi, perché No, no. non siamo persone E normalissime, come né noi ce noi n'è siamo degli tanti, eroi, eh. E non ce siamo ne degli sono eroi. Però tante. Non per vogliamo, sminuire la vostra storia. no, ce ne sono tanti. ci preme informare, far conoscere. Non Esatto. vogliamo appunto fare la parte degli eroi, di quelli fighi che hanno fatto sta roba strana, no? Però secondo noi c'è bisogno di conoscenza per educare alle differenze, per conoscere, per imparare ad apprezzare e ad amare il diverso, la situazione particolare. Bisogna conoscerla, E perché poi, se non si scusami. conosce, si fa presto Sì. a scagliare la pietra e comunque ad avere un pregiudizio nei confronti di una determinata situazione. Quando poi in realtà si approfondisce, magari ci rendiamo conto che dietro c'è tutto un'altra realtà. Qua Per vedi, esempio, già abbiamo questa ragazza ha scritto che Anna C53 lei. che dice: sono contro l'utero in affitto, messo segui per capire meglio il vostro percorso. Loro Ma l'hanno non lo. detto, non vogliono far cambiare idea a nessuno, infatti, Esatto, vogliono esatto. condividere questa loro Magari. esperienza. Vogliono condividere
ci sono tante normalità ormai nel Certo, 2021, questa è esatto. una di quelle. No, poi non lo so se questa ragazza magari ha seguito dall'inizio la diretta, però ecco, per capire meglio il nostro percorso, se riascolti anche la diretta, magari capisci che il termine utero in affitto è il termine con cui le persone vengono disinformate E lo sull'argomento. vogliamo bannare da questa diretta? Esatto, L'utero in esatto. affitto non Quando. si dice, si dice Quindi, gestante. secondo noi, il vostro punto di vista principale è quello di voler, in un certo senso, abbattere con la vostra esperienza, con appunto la vostra pagina, questo a volte un pochino un muro di ignoranza nel senso buono, Esatto, come la non non conoscenza conoscenza, la verso non un conoscenza, qualcosa. esatto, perché è normale che non ci sia la conoscenza ancora, perché Ma è poi una la parola conoscenza troppo non c'è, la troppo nuova. conoscenza non c'è, perché questa nostra situazione viene sempre attaccata. Quindi la non Certo. conoscenza parte sempre da lì, perché noi passiamo sempre come quelli che sono i mercenari Ma viene attaccata, questo è un pensiero mio, più che altro dalla politica che dalla società. Certo. Certo. Perché, come vi dicevo ieri sera, gli italiani sono di mentalità molto più avanti rispetto ai nostri politici, ma Certo, molti sono anni più luce, accorti. diciamo. I nostri Sì. politici devono rimanere sulle loro posizioni e poi nelle loro vite private ne fanno più di carne in Francia, come si dice, no? Ma poi, Mentre sai. invece situazioni di normalità che potrebbero sdoganare, potrebbero portare l'Italia a un livello superiore, no? Esatto. Dare un valore anche al popolo Ma italiano. più che altro, secondo me, ci dovrebbe essere una connessione e un equilibrio tra quello che è ormai il sentire delle persone e quello che la politica, in un certo senso, deve rappresentare. Quindi si dovrebbero allineare a un certo punto. Va bene i Certo. ritardi, però ci dovrebbe essere anche questo, No, sì, diciamo, va bene in ritardo fino a un certo fino a un punto, certo no, punto. non si dovrebbe più dover Poi aspettare. l'aspetto anche Esatto, culturale siamo già. dell'Italia, particolarmente E diciamo anche cattolica, per cui. sì. anche per un discorso, diciamo, secondo me questa situazione dovrebbe essere regolarizzata in Italia, poi andiamo veramente Sì, poco vabbè, in un lunghi. ginepraio, sì. Comunque, anche la questione della gestante italiana dovrebbe essere una cosa che una ragazza possa fare, una scelta che possa intraprendere. Certo. Perché sarebbe molto più facile per una coppia gay italiana Ma fare certo, tutto in gestire una roba Italia in a Italia. livello Eh, di soldi certo. per parlare molto schiettamente, Certo, perché certo. adesso questa pratica, diciamo, che avete seguito voi, è una pratica che prevede un certo investimento di soldi che secondo me, se uno desidera dei figli, è sacrosanto spendere, perché è Esatto. giusto. Però non tutti possono avere accesso Certo. alla genitorialità e quello non è giusto. Quindi Certo. o la cosa va regolamentata a livello di orfanotrofi, tanto perché bisogna Esatto. far stare, cioè in qualche maniera bisogna arrivare E a. bisognerebbe abbattere anche tanta ipocrisia, perché ci sono tante coppie, probabilmente gay, che si affidano magari a persone, che conoscenti, amiche di famiglia o quant'altro, che accettano giustamente di permettere di avere. E questa scelta passa in sordina, viene tra virgolette ipocritamente accettata, e chissà perché in Italia dobbiamo sempre passare, non si può mai fare come in altri posti, come voi avete Non lo fatto in so. America. Certo. Speriamo di poterci arrivare. Speriamo, 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 noi ce lo speriamo. auguriamo davvero Speriamo. Allora, tanto. qualcuno chiede se siete favorevoli alle adozioni. Sì, l'hanno già detto, lo siamo anche noi. E riguardatevi la diretta perché sennò torniamo indietro Sì, sì. di un'ora ed è già passata un'ora. Ieri abbiamo detto Sì. non facciamola di un'ora, è già passata un'ora. Sì. Allora, cosa facciamo? Perché loro hanno dei bambini Certo, che hanno delle no, esigenze. più Sentiamo già se ogni urlare. tanto ci vedi così perché c'è Si si sente gli sta urli nel pubblico. Vi gli lasciamo urli. andare Mi lasciamo allora. andare. Disumani. L'unica cosa che volevamo sapere è cos'è il piatto preferito da Miranda e da E Manfredi Manfredi. a sto punto, per parlare di food un attimino. Certo.
Ma allora loro, secondo me, quando la nonna gli dà una coscia di pollo in mano, impazziscono. voilà! Impazziscono per il ragù. Sì. Io ieri sera gli avevo fatto il ragù Un e ragù quindi. con la bocca tutta rossa fino a Fin qui. qua. Sì, però. Però mangiano tutto, veramente. Cioè, qualsiasi cosa gli dai, mangiano. Per Sì. ora siamo Sì, fortunati. fortunatamente tante Dai. verdure. Tante Non sarà per verdure. sempre così. Se seguono Esatto. l'esempio di mio nipote che mangiava tutto, ora non mangia più niente. Se non lo porti al McDonald's, non è con te. Ho capito che Lo so, loro. siamo nel Ci culo, dovrei. sembra un pochino un McChicken americano. Ramen chicken non sono. Ci dovrete dare qualche ricetta. Assolutamente, Esatto. certo. Ma Vogliamo tra vedere i l'altro, generi. noi vogliamo venire a Prata a conoscervi. Ma noi Benissimo. siamo ad Imperia, in 3 ore ci siamo, anche un Ma po' meno. certo, noi vi aspettiamo. Certo, Poi molto ci metteremo volentieri. d'accordo, dai. Ah, Molto guarda, volentieri. poi noi siamo amanti del cucinare, quindi ci Ah, trovate. sfondate una porta aperta, Allora trovate. facciamo una joint Facciamo una joint venture. venture di sapori e Bravo. di gusti. Bravo. Perfetto. Sì, Certo. volentieri. Ascoltate, Ottimo. ragazzi, non vogliamo rubare. Noi Altro staremo tempo. qua No, ancora ma un'ora, figure, ora non vogliamo rubarvi anche più noi, di davvero. un po'. Vogliamo vedere Gemelli alla prossima diretta. Ci stanno chiedendo No, e come tutte le volte diciamo alla prossima diretta, alla prossima diretta. Se li vuoi andare a prendere, si aspetta un minuto, però. No, dai, lasciamo No, stare, no, staranno no, no. Alla mangiando ora. prossima diretta, Ma poi è giusto che, insomma, è la vostra intimità. è passata già un'ora e stiamo Esatto. sforando. Stiamo Sì. sforando. Va Comunque, bene, dai. complimenti per tutto. Adesso No, grazie. finalmente andremo a vedere questa puntata del Costanzo Show che noi non abbiamo voluto vedere perché Ma abbiamo non detto, sì, ma se dai. non facciamo magari le stesse domande, magari sicuramente le avremmo Avremmo fatte, fatte. però perlomeno. No, 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 È ma stata una guarda. chiacchierata decisamente più approfondita questa con Certo, ma voi, noi abbiamo che fatto proprio un piccolo un intervento piccolo lì, intervento perché purtroppo tempi eravamo tanti ospiti televisivi. e quindi insomma poi Il tempo domande era dedicato a risposte. Salvini, giustamente. È ovvio, era molto più importante di noi. Chiaro. Grazie Grazie ragazzi per aver ragazzi. partecipato alla nostra diretta e grazie, Grazie, onorato con la grazie a vostra voi presenza ragazzi. e con la Grazie a vostra storia. storia. A Allora, presto. ci A sentiamo presto, alla un prossima abbraccio. mente, anzi, noi Sì, ci sentiamo al quando Pizza. volete. Quando volete, davvero. Ok, Ciao a un bacione a tutti. tutte Un qua. bacione. Ciao, Grazie, ciao. grazie a voi. Ciao, 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 ciao. ciao a Buona sera. tutti, grazie. Ciao, 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 ciao. ciao, ciao. Allora, se Oddio. X e via. Decidete di chiudere voi, ok. Ok. Salutiamo un po' di Allora, persone e leggiamo. Antonella Cupcake, ah, c'era una domanda. No, è scomparsa. Va Ok. bene. E Antonella Cupcake che vi ha salutato. Ciao, ciao, ragazzi, seguitela perché Antonella è una forza interna Strepitosa nella. e ci ha battezzato Sparinati. E tra l'altro, noi diciamo sempre: dobbiamo fare una diretta con Antonella. Ma con Antonella, bisogna fare questa diretta prima o poi. Assolutamente. Perché noi vogliamo sapere tutto di te e del tuo gatto Taku. Anche con E Silvia. anche con Silvia, vabbè. Poi un giorno faremo una diretta, magari un po' tutti assieme. E niente, dai, comunque, salutiamo. Salutiamo tutti i nostri amici, ma leggiamo un po' i commenti che ci hanno fatto, scorriamo. Chi ci sta seguendo Allora, ancora? mercificazione della donna e se mi pagano per il lavoro intellettuale che svolgo, il cervello allora è merce, queste cose deve che sbagliate, giusto? Hai Hai ragione. ragione, certo. Sì, sono in Italia, Antonella Cupcake ci chiedeva, ma quindi sono in Italia? Sì, Sì, sono sono a Prato, si è a collegata Prato. tardi e la gestante era in Pennsylvania, Tamara, giusto? Tamara. Ok. Pure io li voglio incontrare, ragazzi, facciamo una spedizione a Facciamo una Prato. spedizione a Prato, ognuno porta qualcosa del proprio profilo food e ci E ci autoinvitiamo. invitiamo a casa di Luca ed Emma, Miranda e E Manfredi. Manfredi. Allora, con questo chiudiamo, Chiudiamo direi. questa puntata che ci è piaciuta un sacco come tante altre, ma questa è stata particolare proprio perché Silvia, era ti mandiamo un bacione un perché bacio. sappiamo che sei in un Sei un weekend weekend. di svago e ci hai seguito lo stesso, quindi ci fa triplo piacere. E questa storia, dicevo, questa storia arcobaleno non poteva non esserci con il nostro profilo Sono nati che c'ho il l'arcobaleno, nostro arcobaleno. ragazzi. Ciao, buona serata a tutti, Buona serata a direi. tutti e alla prossima. Alla prossima. Ciao! Ciao, ciao.